chiaramente è stato un gol importante, perché perché ripeto, segnare a, siamo contenti, è inutile, anche perché dal mio punto di vista la squadra con le difficoltà che abbiamo non le abbiamo mai nascoste, soprattutto all'inizio abbiamo fatto un po' fatica, poi secondo me contro una squadra comunque forte ha fatto la sua partita, quindi sono contento, non avevo dubbi sotto l'aspetto, ve l'ho detto, dell'impegno, del lavoro dei ragazzi, e oggi hanno, chi ha giocato, chi è stato anche fuori, hanno dato tutti un grande sostegno, e questa è una cosa che mi fa molto piacere. Qualche sorpresa per noi nella promozione iniziale? Non fate schieramento quando di nuovo? Sì, ma abbiamo fatto una scelta di cercare, visto che credevamo che centralmente potessero soffrire la rapidità, e abbiamo messo due giocatori rapidi con caratteristiche ben definite, però quello che dico sempre anche a loro è che al di là che una domenica può giocare uno o l'altro, ma è la squadra, non è il singolo che conta, se no non va bene, quindi senza nessun tipo di problema ho fatto questa scelta e, ripeto, ho visto quelli che erano fuori incitare, gridare per 90 minuti anche loro, e questo vuol dire che piano piano stiamo diventando un gruppo, questo è importante. Anche a livello di spirito, forse oggi la voglia di fare tutti i palloni, ma poi più parliamo. Sì, ma quello ce lo dobbiamo mettere sempre, dagli allenamenti alle gare, poi qualche volta si può fare meglio, peggio, però ripeto, oggi ho visto da parte di tutti lo spirito giusto, facendo chiaramente degli errori come li facciamo noi, come li fa l'avversario, però lo spirito c'è stato, quindi sono contento e anche i ragazzi sono contenti, spero anche la tifoseria, perché ci teniamo tantissimo e speriamo di ricompattare il più possibile tutto l'ambiente. Non siete partiti molto bene per noto il vero, mister, nei primi 30 minuti mi pare che avete fatto un po' fatica, poi... Oh, 30 minuti esagera secondo me lei, abbiamo fatto 15-20 minuti non bene, nel senso che non riuscivamo a essere aggressivi perché facevamo fatica a scalare con i due esterni, e i tre dietro facevano fatica a andare a muoversi sui due attaccanti laterali, quindi era una questione anche lì di, ma non tanto tattica, che forse a livello di coraggio facevamo un po' più fatica. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti ci siamo allargati un po' di più e abbiamo fatto meglio secondo me, perché nella seconda frazione del primo tempo la squadra ha fatto bene, ha creato anche lei le due o tre situazioni da gol, abbiamo concesso anche a loro qualche situazione da gol, però ripeto, avevamo di fronte una squadra che è una squadra organizzata, strutturata, che gioca insieme da parecchi anni, quindi ci poteva stare di avere qualche difficoltà. Si aspettava di più dal Teramo? Ma no, dal Teramo io parlo del Rimini, insomma, non è che mi aspettavo di più o di meno. Oggi non posso parlare in modo che la squadra Rimini ha fatto la gara che avevo chiesto, quindi non sto a commentare quello che doveva fare il Teramo o meno, insomma ci sono persone che lo fanno meglio di me. Beh, abbiamo fatto gol dopo, sì, il gol del vantaggio l'abbiamo trovato, perché comunque quando abbiamo subito il pari con questa punizione di Beppe delle Noci, che da parentesi ho avuto anche a Cremona e so che le calcia molto bene, è normale che un pochettino la squadra abbia subito il contraccolpo psicologico,
E tante volte in situazioni di questo tipo magari vuoi strafare, vuoi cercare di ributtarti in avanti, e sapevamo che il Teramo con i giocatori che comunque aveva in campo poteva crearci delle difficoltà, e la difficoltà l'abbiamo avuta su una palla ferma, perché abbiamo rischiato su una rimessa laterale. Dopo ci siamo ricompattati e poi è stato bravo comunque Polidori, che ha fatto un grandissimo gol, insomma. Mister, quanto può essere importante questa vittoria anche perché è arrivata al 95esimo? Al di là che è arrivata al 95esimo, è importante perché ci permette di fare un saltino in classifica, e questa è la cosa importante, però ci permetterà di lavorare con ancora più entusiasmo, con ancora più consapevolezza dei nostri mezzi, e quindi ce la teniamo stretta, però da lunedì, quando ricominceremo a lavorare, sarà un ricordo, però dobbiamo subito andare a preparare la partita successiva. Ieri aveva detto che si aspettava che chi sarebbe subentrato potesse comunque dare quella cattiveria in più, insomma, fosse arrabbiato per dato questo termine. Ecco, sì. Hanno segnato due giocatori che sono entrati. Sì, perché comunque quando un giocatore sta fuori è normale che non sia contento, anzi deve non essere contento, però la situazione migliore è che quando uno entra fa vedere che l'allenatore non capisce niente, quindi questo è il concetto, quindi l'hanno fatto, nel senso, adesso è chiaramente... sono contento quando un giocatore entra, e anche se deve essere arrabbiato perché non gioca, sempre con rispetto, sempre con ripeto, rispetto delle parti che c'è in questo gruppo, deve entrare e dare di più per mettere l'allenatore in difficoltà la settimana successiva, o allenarsi durante la settimana per mettere in difficoltà l'allenatore nelle scelte che vengono fatte. Questo è una cosa che tutti gli allenatori conoscono e accettano. È peggio se uno è incazzato, entra e cammina, questo non va bene. Invece io lo chiedo sempre, e comunque oggi, al di là che hanno fatto gol, però bastano anche tante volte 10 minuti, un quarto d'ora, rincorrere, cercare di fare, insomma, il massimo, e questo l'hanno fatto tutti.